Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo insieme una ricetta che noi adoriamo, ovvero un rustico di pasta sfoglia ripieno di tonno e cipolla. Un po' pesantino, ma a noi piace tantissimo così. Quindi ho pensato di riproporlo. Ok, forse non è bellissimo, ma questo rustico, tonno, cipolla e provola è una delizia assoluta. Dovete veramente provarlo, è perfetto per ogni cena o aperitivo. Gli ingredienti che ci occorrono sono semplicemente 150 g di tonno già sgocciolato, 400 g di cipolla, io ho fatto metà rossa e metà bianca, 150 g di provola, ma potete anche aggiungerne di più, e 2 rotoli di pasta sfoglia. La nostra ricetta parte ora. Scaldate in una padella antiaderente un po' di olio e andate a soffriggere la cipolla. Ho messo prima quella rossa e poi ho aggiunto anche quella bianca. Ho lasciato soffriggere e appassire la cipolla per 5 minuti circa. Non deve cuocere tantissimo e diventare particolarmente morbida, insomma deve essere soltanto non cruda. Ho mescolato per bene, ho lasciato stufare la cipolla per 5 minuti circa e ho aggiustato di sale e di pepe. Trascorsi 5 minuti ho aggiunto anche il tonno e ho lasciato cuocere per altri 2 minuti circa, continuando sempre a mescolare. Trascorsi quindi 8 minuti circa, spegnete il fuoco e aggiungete i cubettini di provola a fuoco spento. Intanto srotolate la pasta sfoglia, io ne avevo 2 rettangolari e usato queste, bucherellate il fondo della sfoglia con una forchetta per agevolare la cottura e versate il ripieno all'interno della vostra torta salata. Aiutatevi con un cucchiaio a disporlo uniformemente bene su tutta la base. Dopodiché andate a prendere l'altro rotolo di pasta sfoglia, mettetelo sopra, quindi da chiudere il nostro rustico, chiudete per bene il bordo, se ce n'è in eccesso tagliate con un tagliapizza e poi ho semplicemente creato il bordo richiudendolo su se stesso e pinzandolo con le dita. A questo punto quindi ripetiamo la stessa azione di prima, bucherelliamo la superficie, questa volta con la forchetta, e andiamo a preriscaldare il forno statico a 180 gradi. Infornate a forno statico già caldo a 180 gradi per 25-30 minuti. Tenetela sempre sott'occhio. E a questo punto ecco pronta una torta salata veramente goduriosa. È buonissima per chi come me ama tantissimo la copiata tonno e cipolla. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, lasciatemi un commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le notifiche. Noi come al solito ci vediamo alla prossima!